Credo così tante persone alla presentazione, e ovviamente ci fa piacere e niente, siamo qui per presentare il nuovo ingaggio della Pallacanestro Cantù, che è Stefano Mancinelli. Io lascio subito la parola al presidente della Pallacanestro Cantù, ingegnere Andrea Moscoli. Allora, buonasera a tutti e benvenuti. Siamo qua oggi per dare il nostro benvenuto all'interno della Pallacanestro Cantù a Stefano, un giocatore che penso non abbia bisogno di presentazione, almeno da parte mia, perché è il capitano della nazionale. Ricordo quando ci siamo trovati qua a settembre, io presentando Pietro Aradori e Marco Cusin ho parlato di immenso orgoglio italiano, e questo orgoglio diventa ancora più grande avendo tra di noi quest'anno anche il capitano della nazionale. Avevamo bisogno di un segnale forte da dare a tutti, ma soprattutto da dare all'interno della nostra squadra. Io mi preoccupo principalmente oggi del mio staff e dei miei giocatori, un segnale forte che facesse capire a tutti che quello che era successo non era assolutamente un alzare bandiera bianca da parte di nessuno, ma era semplicemente un qualcosa che era accaduto e non avevamo potuto rifiutare, ma il segnale che dovevamo dare era quello che noi ci credevamo ancora e volevamo andare avanti nel migliore dei modi. Il nostro segnale è qua presente oggi. Adesso lascerei la parola a Andrea e a Bruno che ci diano qualche dettaglio tecnico in più e poi si... Comincia oggi un nuovo capitolo tecnico, speriamo, credo, anche di risultati. Sicuramente sarà una cosa diversa perché Stefano è un giocatore diverso da Marco Svili. Marco Svili rappresenta il passato con tutto quello che è stato, però in questo momento parlare di lui non ha più senso, è una storia che si è conclusa. Allora, voi mi direte, cosa ci azzecca Mancinelli con Marco Svili? Una sola cosa, un giocatore forte. E questo era, secondo me, andare a cercare quei tempi che avevamo, un giocatore che calpestasse le stesse piastrelle del suo predecessore, era difficile, quasi complicatissimo, e non dava, secondo me, neanche nell'immaginario delle garanzie di riuscita. Allora, questo ci ha portato a valutare un giocatore di personalità, perché Marco Svili era un giocatore di personalità nel nostro gruppo, e credo che Stefano sia un giocatore di personalità tecnica, perché ha due caratteristiche che secondo me sono molto intriganti. Uno, capisce la pallacanestro, passa la palla in modo fantastico secondo me, e voi sapete quanto io tenga al fondamentale del passaggio come idea di sviluppo di un sistema o di un gioco, e ci dà una pericolosità in una zona del campo che quest'anno e anche gli anni passati non avevamo esplorato, o non avevamo esplorato tanto. È un giocatore di uno contro uno spalla canestro. Sicuramente c'è anche il rovescio della medaglia, i tempi di gestazione. Tanto non ce li abbiamo, quindi anche stare qui a parlare di quanto ci vorrà, non ce li abbiamo questi tempi. Quindi sarà nostro compito degli allenatori, dei giocatori e anche di Stefano, che deve entrare il più veloce possibile in un sistema, capire come adattare il nostro sistema di gioco a un giocatore diverso. Uno. Esatto, due parole magari anche su come è evoluta la trattativa che qua ha portato l'ingaggio di Stefano. Eva, così come è partita, così si è chiusa, nel senso che dopo i due giorni così un po' di passione legati all'uscita di Marco Svili, era intanto, eravamo lì che pensavamo quello che si poteva fare.
andare, l'unica cosa che si sarebbe potuto fare era andare a cercare un giocatore americano, convocato europeo, italiano, europeo, non ci dava le garanzie che in tempi rapidi di portare a casa un giocatore appunto, con le caratteristiche di Marco Svili. Invece, e quindi l'unico mercato che poteva essere così foriero di qualche novità poteva essere il mercato americano, però col fatto che noi avevamo già due americani, già quattro americani abbiamo, per cui non si trattava neanche di tagliarne uno, bisognava tagliarne due, insomma diventava una cosa assolutamente complicata. L'opportunità di portare qui Mancinelli ci è sembrata un'opportunità interessante. Ecco, abbiamo contattato la sua agenzia e loro ci hanno fatto presente che aveva sotto diverse società, aveva sotto Sassari, aveva sotto Avellino, aveva sotto Pesaro, e che quindi avrebbe ascoltato ben volentieri anche quelle che erano le nostre parole. Ecco, di lì poi si è evoluto tutto in maniera estremamente semplice, è bastato un incontro con il suo agente per chiudere la cosa. Punto. Mancinelli nasce a Chieti. Chieti è come Cantù, Chieti sta su un cucuzzolo, e negli anni 70 è stata una così dei centri piccoli che poi sono la spina dorsale della nostra pallacanestro, più vivi, più vivaci della nostra pallacanestro. C'era un famoso torneo internazionale, Dante Anconetani, che è un grande playmaker dell'Altitudo, era di Chieti, di lì, tantissimi allenatori, tantissimi giocatori. Ecco, ora il Mancio deve ritornare a Chieti, deve ritornare alla sua fanciullezza, perché lui ha vissuto, diciamo così, calcisticamente, umanamente, due esperienze assolutamente diverse, e questa è ancora completamente diversa. Bologna è una città unica nel mondo, dove l'interesse per la pallacanestro è veramente ai livelli massimi, e dove la pallacanestro è più importante del calcio, per cui chi gioca viene seguito con un affetto, con un trasporto, e ha un peso sociale all'interno della città enorme. Poi è andato a Milano, dove la pallacanestro è viva grazie all'interesse di Giorgio Armani, se no non ci sarebbe neanche. In una città dove c'è l'Inter, c'è il Milan, dove i giocatori sì, sono famosi, perché tutti i giocatori di pallacanestro, tanto uno li vede perché sono più grandi, quando camminano, già quello di giocatori di pallacanestro, e fa così. Però non c'è tutto questo interesse per la pallacanestro. I giocatori fanno la loro vita, fanno. E entrare in un mondo come quello di Giorgio Armani è chiaro che è un mondo particolare. Qui uno rientra in una dimensione, diciamo, sociale ed umana completamente differente. Per Cantù i giocatori di pallacanestro e la pallacanestro sono una cosa importantissima. E quindi vivono la squadra, vivono i giocatori, li vogliono vedere per la strada, li fermano, gli chiedono, gli domandano. Ecco, a questo punto Mancio deve ricondizionarsi e riposizionarsi ai tempi della sua gioventù. Andare a giocare a Chieti a quei tempi là non era facile, ecco, e giocare a Cantù a questi tempi qua non è facile. Ecco, io credo che il ragazzo, ex ragazzo, che è sui 30 anni, ecco, però abbia tutte le caratteristiche per poter fare bene da noi. È un giovane estroverso, che dà retta a tutti, che dà confidenza a tutti. Ecco, e questo credo che sia una delle cose che piacciono ai tifosi canturini. Tecnicamente, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che lui si posiziona in una fascia tecnica della nostra squadra, che è ricoperta da Jeff Ruxa e da Martin Lunen. Si dividerà la posizione, tutte e due le posizioni, con questi due giocatori, ecco, e quindi apriremo forse un po' di
un po' di spazio tecnico maggiore al nostro capitano, perché nella, diciamo, nella configurazione odierna della squadra con Radori e col Jeff Brooks dalla piccola e con Marco Svili dalla panchina, era chiaro che il capitano andava dietro di una posizione. Adesso ritorna avanti di una posizione e noi pensiamo, speriamo, che questo lo aiuti a darci il contributo che ha sempre dato a noi. Mancinelli è un giocatore forte, ha un palmarès importante, è capitano della nazionale. Adesso niente, bisogna solo che entri in una condizione accettabile, perché uno che è fermo, anche se si è allenato con la squadra di Imola, si è allenato, però uno che è fermo dalla metà di settembre chiaramente non può essere al top della sua condizione, quindi che rientri in una condizione fisica e tecnica accettabile, dopodiché la pallacanestro la conosce, e quindi... Ecco, solo che i tempi sono stretti, noi settimana prossima abbiamo le finali di Coppa Italia. Stefano, domande, facciamo domande o... No, io ringrazio intanto, questione, esatto. Intanto ringrazio la Pallacanestro Cantù che mi ha dato questa opportunità, sono molto contento, grazie a tutti per le bellissime parole, adesso speriamo di farle vedere sul campo. E la trattativa è stata abbastanza breve perché io cercavo una situazione in questo momento... Una situazione, una squadra che vivesse di basket, una città che vivesse di basket, un paese, qualcosa, e Cantù secondo me rispecchia questa cosa. Questa cosa. E si vive di basket, io sto fermo da 3-4 mesi e ho bisogno adesso di vivere giorno ogni giorno di basket e tornare in forma, recuperare la forma, perché sto fermo da un po' e non sono al top della condizione, non sto male, perché mi sto allenando, però quando manca il ritmo partita ovviamente non puoi, un giocatore non è al top. E come ha detto Bruno, sperando di recuperare già per la Coppa Italia, però io spero di recuperare già in questi allenamenti e dar qualcosa già per la partita che arriva con Sassari. E niente, ce lo aspettiamo. Qualcosa. E così, qualcosa. Niente, poi se avete domande, sono qui. Ecco, domande? Senti, perché no Sassari, no Avellino, no Pesaro, non sono piazze di basket? No, sono piazze di basket, però sai, a volte preferisci una piazza a un'altra. Cantù ha una storia, Cantù ha tutto, secondo me è una delle top team che ci sono in Italia, lotta per andare in Eurolega, ha un ottimo staff tecnico, è un'ottima squadra, quindi ho preferito così. Assolutamente anche Sassari ha una grande squadra come Avellino, così, però io preferisco venire qui Cantù. E cosa ti aspetti da un pubblico che non è mai stato tanto tenero nei tuoi confronti, avendoti sempre, certo, visto come uomo? Per me è stata molto importante anche la scelta, perché vive di basket, Cantù è un pubblico eccezionale, quindi per me è stato molto importante questa questione del pubblico. Ovviamente ho preso tanti fischi perché ho giocato con squadre contro Cantù che erano Fortitudo e Milano, che non sono viste, diciamo, benissimo da Cantù, giustamente, o il derby, alcune Fortitudo e un'altra roba, vabbè. Però sono contento di essere qui e spero che in questi 13 anni, 12 anni subito a Cantù prenda solo dei fischi, speriamo di prendere qualche applauso adesso e trasformarli questi fischi. Qualcuno delle domande, Vincenzo, insomma, hai voglia di affrontare chi, insomma, ti ha lasciato a casa? No, non voglio affrontare chi mi ha lasciato a casa, voglio giocare io. Mi interessa niente di Milano, le Spolemi, non mi interessa niente a me di Milano e tutto quanto. Cioè, anzi, ho giocato 3 anni a Milano, ringrazio il signor Armani, e mi ha dato pure loro la possibilità di giocare, ma assolutamente non gioco per battere Milano, il gioco per vincere qualcosa con Cantù e perché ho voglia di ricominciare a giocare. Ti chiedo, l'avversario, la prima associazione di idee ogni volta che si parlava di Cantù, qual era? E poi dal momento in cui invece hai firmato, qual è stata? Cioè, ogni volta, cioè, Cantù è sempre stato un po' una bestia nera per me, perché diciamo, ogni volta che veniamo a giocare qui, cioè, è difficilissimo comunque battere Cantù, oltre sia per la squadra e comunque anche per i tifosi. Appunto, quando ho firmato ho detto magari giocherò finalmente con una squadra che con un tipo così che può dare tanto, può essere veramente il sesto uomo in campo.